Stamattina le sigle sindacali CISL e UIL si sono dati appuntamento congiuntamente in tutta Italia sotto le sedi della Prefettura. La forte mobilitazione è sorta per il ritiro del provvedimento delle pensioni. Si tratta di una manovra iniqua, fortemente penalizzante per i pensionati e per il Sud Italia in generale. A Napoli, pertanto, hanno chiesto al prefetto Andrea Di Martino di intervenire per proporre quelle che secondo CISL e UIL sono delle proposte più giuste che tengono conto delle esigenze di tutti gli italiani. CISL e UIL chiedono che la manovra finanziaria debba essere migliorata e rafforzata soprattutto sul versante dell'equità e della riduzione di tutti gli sprechi e le inefficienze a partire dai costi impropri della politica e delle istituzioni. Intanto, senza il ritiro dei provvedimenti, la mobilitazione continuerà anche nelle prossime settimane a livello sia nazionale che locale. Ed oggi davanti ai cancelli della Irisbus